Esattamente un mese fa la Regione firmava un accordo con i sindacati stanziando 20 milioni di euro a favore di tutti coloro che hanno lavorato dentro l'emergenza Covid nelle strutture sanitarie. Una scelta forte, molto chiara, di sostegno anche in termini materiali rispetto alle persone che hanno vissuto in prima linea questa emergenza, con un valore di circa 1.000 euro per addetto che ovviamente vanno distribuiti secondo dei criteri. A distanza di un mese questi fondi non sono stati ancora erogati perché serve per il loro utilizzo l'accordo con i sindacati. L'accordo sindacale sta avendo in questi giorni, spero, le ultime riunioni e quindi mi sembrava importante dopo un mese fare un appello a tutte le sigle che partecipano a queste trattative perché la trattativa possa andare rapidamente a conclusione e possiamo vedere utilizzate quelle risorse. È un fatto importante, il tempo non è una variabile indipendente, non possiamo far passare troppo tempo perché non sarebbe giusto nei confronti di tutte queste persone. Quindi l'invito che faccio è quello di un impegno, di una determinazione, di una trattativa d'oltranza, in modo che si chiuda un accordo e possiamo, attraverso le aziende, finalmente distribuire queste risorse.